Che cosa proponete? Noi teniamo tutti i campanacci di tutti i tipi, dalla Sardegna, di fuori, dal continente, dappertutto. Di dove siete? Ploaghe. E chi viene soprattutto a questa fiera? Su tutti gli allevatori del sud della Sardegna, dal Cagliaritano, Oristano, Nuoro. È una buona occasione di mercato? Certo di sì. Voi producete anche, ci sono aziende sarde? No, noi siamo rivenditori. Di dove sono le aziende sarde? Tonara, poi abbiamo altri articoli che arrivano dall'Alta Italia, Bolzano, Austria. Ci sono molti allevatori che vengono qua a vedere la merce? Certo di sì, vengo a Ollastra da 20 anni. Venire alla fiera di Ollastra significa anche proporre tutto l'artigianato, tutti i servizi legati agli arredi dei cavalli. Noi veniamo qua ormai da decenni, grazie a Dio ce ne andiamo sempre contenti per il fatto che facciamo delle cose artigianali molto, molto rifinite, molto, molto belle. Da dove venite? Da Ozieri. Quali prodotti trattate? Cui di prima scelta, cui solamente ed esclusivamente cui di prima scelta, scelti dal sottoscritto. Andiamo nelle conce, su in continente, scegliamo quello che ci aggrada di più e quello portiamo giù. E lo lavoriamo, sì, sì. Siamo noi che tagliamo, prima di tutto scegliamo il cuoio e poi tagliamo, assembliamo, cuciamo e facciamo tutto quanto quello che ci vuole per fare una sella, per fare una briglia, eccetera. Ciao Antone! Lavorare i coltelli, un artigianato che sembra perduto ma in queste occasioni ritrova vigore. Sì, allora è comunque una tradizione, non morirà mai. La passione per il coltello c'è, è viva in Sardegna. Ci sono molti appassionati che si dilettano anche nella costruzione. Quindi secondo me è una cosa che non andrà mai a morire, l'arte del coltello in Sardegna almeno non andrà mai a morire secondo me. Chi compra il coltello? Per lo più la gente che lavora in campagna, perché comunque è uno strumento quotidiano, di utilizzo quotidiano, però anche appassionati che comunque prendono dei pezzi da collezione, dei ciondoli souvenir. Però diciamo il coltello più utilizzato è un coltello classico da lavoro e come dicevo per lo più per chi lavora in campagna è lo strumento indispensabile di ogni giorno. Io vengo da Ghilarza e ho imparato a fare coltelli ad Arbus, quindi un paese veramente famoso per i coltelli e niente, se si vuole vendere questo è il punto ideale, diciamo, perché comunque una fiera del bestiame è il punto di ritrovo ideale per appunto la gente di campagna che cerca comunque questi strumenti di lavoro. I morsi per il cavallo, un'arte antica. È un'arte antichissima che risale a 400 anni, da quando diciamo abbiamo una tradizione risalente al tempo della dominazione spagnola. Ma abbiamo continuato a produrre morsi, ma soprattutto abbiamo continuato a produrre morsi di una certa bellezza, spostandoci da quella che è la tradizione spagnola, e che loro hanno continuato a produrre morsi ma standardizzato lo stile della leva del morso, mentre invece noi abbiamo continuato a fare delle leve belle che risaltano la bellezza della testa del cavallo. Sono molto ricercate? Fortunatamente sono molto ricercate. Io come artigiano riesco
a malapena ad accontentare le richieste della mia clientela. Arrivo alla fine della stagione ottobre-novembre, che sono con il fiato corto per le richieste che ancora ho e che riesco a fare. D'altronde, bisogna prenotarsi, bisognerebbe prenotarsi con tempo, però come tutte le cose ce ne accorgiamo all'ultimo momento. Quali sono le caratteristiche di un buon morso? Le caratteristiche di un buon morso sono il bilanciamento, da considerare che le due leve devono essere perfettamente uguali e perfettamente dello stesso peso. Poi soprattutto il materiale dell'interno della bocca. Vendere ad Ollastra prodotti legati al mondo dell'allevamento? Assolutamente sì, noi produciamo campane da più di 30 anni, io fondo l'ottone e lo porto in tutte le fiere della Sardegna, e Ollastra è sempre stata una bella fiera, si vede anche dal movimento che c'è, quindi sì, il campanaccio a Ollastra. Da dove vieni? Tonara, il paese dei campanacci e del torrone, ma anche dei campanacci. È un'antica tradizione quella di Tonara? Assolutamente sì. Non si sa da quando, pensiamo più di 200 anni, ma Muttones suona i campanacci di Tonara. Quella maschera non so se è dal 1800, si dicono così, quindi è da sempre, ecco, diciamo. È cambiata l'esigenza nel tempo? Ma non tanto, il mondo agropastorale ha sempre tenuto la tradizione del campanaccio. Il campanaccio tira sempre, diciamo, ecco. Fiera di Ollastra è l'occasione per proporre i prodotti che servono a noi al lavoro dei campi. Sì, a parte quello facciamo tutte le cose artigianali sarde nostre, le scarpe, tutta la pelletteria e gli zaini. Noi siamo a 10 km da qui, a Villaurbana, abbiamo una fabbrica di pelletteria e facciamo tutti questi prodotti che vede qui esposti, li facciamo noi. Miei figli, un'azienda piccolina a livello familiare, più commercializziamo qualcosa degli artigiani nostri sardi, solo roba sarda. Ha ancora senso presentarsi alle fiere? Sì, per far conoscere i prodotti nuovi, perché la gente ha bisogno di vedere, conoscere e cose, perché noi serviamo in negozio, però nel negozio vai già preparato a scegliere una cosa che conosci già, una cosa nuova che non conoscono, se non viene presentata in una fiera, in una mostra, non lo sanno i prodotti nuovi che vengono migliorati e semplificati. Abiti tradizionali con un gusto tutto moderno, a Simagi. Sì, abbiamo intrapreso questa strada della tradizione. Il nostro sogno è appunto farlo riprendere in mano anche ai giovani, e quindi lo stiamo proponendo anche per le lauree, per cerimonie, matrimoni, testimoni. Quindi l'abito in velluto è sempre stato elegante. Per anni c'è stata un po' una controcultura che è stato un po' snobbato, possiamo dire così. È rivalutato, quindi abbiamo dei colori particolari, non solo il nero, e quindi viene apprezzato in tutte le sue forme. Fate abiti su misura? Sì, soprattutto, diciamo che il nostro punto di forza è l'abito su misura. Chi viene da voi? Giovani, anziani? Sì, stiamo avendo un riscontro anche dei giovani, anche appunto 16 anni, quando si devono cresimare, preferiscono comprare un abito in velluto, perché la scelta è più a due valori, no? Sia l'identità sarda, che è il fatto di comprare appunto una cosa elegante che rimane non solo per una cerimonia, ma che poi si può anche riusare, quindi c'è una doppia
funzione. Produzioni legate all'allevamento ma anche dei piccoli animali. Sì, da qualche anno abbiamo differenziato la nostra linea principale, che è quella dei mangimi per animali da reddito, con una nuova linea del pet food, e siamo gli unici in Sardegna che produciamo crocchette per cani e anche per gatti, quindi animali da compagnia. La risposta è importante, perché comunque è un settore in continuo incremento, ogni mese facciamo dei numeri in più, abbiamo già una trentina di rivendite in Sardegna, ma puntiamo a averne ancora di più entro dicembre del fine anno. È un settore che sta dando delle buone soddisfazioni. Arrivare in una fiera come quella di all'Ostra è importante, perché comunque, a parte salutare i clienti che già conoscono il prodotto, ci affacciamo a un mercato che ancora in alcune zone non ci conosce, e quindi sapere che c'è in Sardegna un'azienda che produce utilizzando materie prime sarde e fa un prodotto genuino di qualità è importante per pubblicizzare un prodotto innovativo che ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Fiera di all'Ostra. Cooperativa Produttori Arborea, sono Cristina Rossi, referente commerciale per quanto riguarda il settore mangimi e materie prime. Oggi ci troviamo qua per presentare i nostri mangimi, i nostri prodotti, un'innovazione per quanto riguarda il mangimificio, perché abbiamo inaugurato da poco, a febbraio, il nuovo mangimificio che si trova nella zona industriale di Oristano, dove facciamo tutti i mangimi per i vari tipi di animali, quindi dal comparto bovino, ovino e caprino, da quest'anno anche in una nuova veste, quindi in ballette pressate, sottovuoto, insomma un'innovazione per gli allevatori. La risposta del mercato? Ottima. Ottima, siamo molto contenti, stiamo aspettando ancora di ricevere diciamo il grande boom, però siamo contenti di quello che sta arrivando. Fiera di all'Ostra, esporre i prodotti che servono per l'allevamento. Sì, sicuramente è un appuntamento importante dove cerchiamo di non mancare, ormai sono più di 20 anni che frequentiamo questa fiera, che è un punto di incontro tra noi fornitori e i nostri clienti, diciamo, dove presentiamo le ultime novità nell'ambito della nostra attività, che nello specifico si tratta di impianti di mungitura e refrigerazione del latte. La risposta lo vedete dalla gente che gira, è incredibile, in poco spazio c'è tantissima gente, è una fiera, un incontro molto sentito, e noi fa piacere parteciparci tutti gli anni, insomma, dai. Ci sono più tradizionalisti oppure preferiscono le novità? Sono esigenti gli allevatori sardi? Ma diciamo un mix delle due cose, anche se la curiosità porta anche all'innovazione, insomma, troviamo soprattutto nelle nuove generazioni degli allevatori o figli di allevatori che sono molto propensi all'innovazione, che li possa aiutare nell'ambito della loro attività, insomma, ecco. Perché ci piacciono tanto gli animali, un po' tutti, tant'è ne abbiamo qualcuno anche a casa di vario genere, galline, qualche capretta, grande, piccola, e poi anche per fare una passeggiata, visto che è un giorno di festa, una giornata diversa dal solito, diciamo. Alla fiera di all'Ostra perché? Per farci un giro e per trovare amici, più che altro. E poi vedere anche gli arietti, i cavalli, insomma un po' di tutto. Un'ottima occasione, ce ne sono poche oramai. Ah sì, è vero. Ormai stanno diventando rare queste cose, però insomma, questa è bellissima. Una bella... È un'occasione per incontrarsi e confrontarsi. Certo, vedere nuove situazioni, nuove... un sacco di cose diverse dal solito, dai. Fare anche affari. Fare anche affari, certo. Soprattutto. Soprattutto fare affari. Si riesce ancora a fare affari in occasioni come questa? Sì, soprattutto in occasioni come queste si fanno affari, perché si vede, si tocca con mano le merci, giusto. Bellissima fiera, bella gente, cosa c'è da dire? Complimenti a chi l'ha organizzato. È un'occasione per fare affari.
Sì. Come vede, i miei amici hanno venduto tutto. Speriamo bene anche per i prossimi anni. Niente. Un giovane allevatore che viene alla Fiera di San Marco, ha ancora un senso a questo lavoro? Ci proviamo ogni giorno, speriamo bene. Le situazioni sono un po' drastiche, difficili. Bisogna provarci a insistere. È molto bello invece vedere che comunque è un mercato, una storia antica. Il mercato sì, c'è sempre, anche se torniamo sempre alla situazione difficile. Difficile in economia e diverse situazioni. Cosa allevi? Solo bestiame e ovino. Che tipo di ovino? Siamo in selezione una 30 d'anni, allevamento Zara Renato. Ci abbiamo a Bolottana, continuiamo a provarci.